25 dicembre, luna decima. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine. E molti secoli da quando, dopo il diluvio, l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei, 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, sotto la guida di Mosè. Circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide, nella 65esima settimana, secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194esima Olimpiade, nell'anno 752, dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace. Gesù Cristo, Dio eterno, e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua pissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo. Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la carne.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra contempliamo i tuoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Spariscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino gli alberi nella foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Davanti al Signore che la terra giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà tutti i popoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Thank you.
Questa notte si compie la grande profezia di Isaia. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Ci è stato dato un figlio. Si sente spesso dire che la gioia più grande della vita è la nascita di un bambino. È qualcosa di straordinario che cambia tutto, mette in moto energie impensate e fa superare fatiche, disagi e veglie insonni, perché porta una grande felicità, di fronte alla quale niente più sembra che pesi. Così è il Natale. La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare ogni prova. Sì, perché la sua nascita è per noi, per me, per te, per tutti noi, per ciascuno. Nasce per me, nasce per noi. Per è la parola che ritorna in questa noce santa. Un bambino è nato per noi, ha profetato Isaia. Oggi è nato per noi il Salvatore, abbiamo ripetuto al Salmo. Gesù ha dato se stesso per noi, ha proclamato San Paolo. E l'angelo nel Vangelo ha annunciato, oggi è nato per voi un Salvatore, per me, per noi. Ma che cosa vuole dirci questo per noi? Che il Figlio di Dio, il benedetto per natura, viene a farci figli benedetti per grazia. Sì, Dio viene al mondo come figlio, per renderci figli di Dio. Dono stupendo, certamente. Oggi Dio ci meraviglia e dice a ciascuno di noi, tu sei una meraviglia. Sorella, fratello, non perderti d'animo. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice, no, sei mio figlio. Hai la sensazione di non farcela? Il timore di essere inadeguato? La paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice, coraggio, sono con te. E non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita. Riconoscerti figlio di Dio, figlia di Dio. Questo è il punto di partenza di qualsiasi rinascita. E questo è il cuore indistruttibile della nostra speranza, il nucleo incandescente che sorregge l'esistenza. Al di sotto delle nostre qualità o dei nostri difetti, più forti delle ferite e dei fallimenti del passato, delle paure e dell'inquietudine per il futuro, c'è questa verità. Siamo figli amati. E l'amore di Dio per noi non dipende e non dipenderà mai da noi. È amore gratuito. Questa notte non trova spiegazione in altra parte, soltanto la grazia. Tutto è grazia. Il dono è gratuito, senza merito di uno di noi. Pura grazia. Stanotte, ci ha detto San Paolo, è apparsa infatti la grazia di Dio. E niente è più prezioso. Ci è stato dato un figlio. Il Padre non ci ha dato qualcosa, ma il suo stesso figlio unigenito, che è tutta la sua gioia. Eppure, se guardiamo all'ingratitudine dell'uomo verso Dio e all'ingiustizia verso tanti nostri fratelli, viene un dubbio. Il Signore ha fatto bene a donarci così tanto? Fa bene a nutrire ancora fiducia in noi? Non ci sopravvola? Sì, ci sopravvaluta e lo fa perché ci ama da morire, non riesce a non amarci e Lui è fatto così, è tanto diverso da noi, ci vuole bene sempre, più bene di quanto noi riusciamo ad averne per noi stessi.
è il suo segreto per entrare nel nostro cuore. Dio sa che l'unico modo per salvarci, per risanarci dentro, è amarci. Non c'è un altro modo. Sa che noi miglioriamo solo accogliendo il suo amore instancabile, che non cambia, ma ci cambia. Solo l'amore di Gesù trasforma la vita, guarisce le ferite più profonde, libera dai cercoli viziosi della insoddisfazione, della rabbia e della lamentela. Ci è stato dato un figlio, nella povera mangiatoia di una buia stalla c'è proprio il figlio di Dio. Sorge un'altra domanda: perché è venuto alla luce nella notte senza un alloggio degno, nella povertà e nel rifiuto, quando meritava di nascere come il più grande re e nel più bello dei palazzi? Perché è successo così? Per farci capire fino a dove ama la nostra condizione umana, fino a toccare con il suo amore concreto la nostra peggiore miseria. Il Figlio di Dio è nato scartato, per dirci che ogni scartato è figlio di Dio. È venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità. E scoprire una cosa importante: come a Betlemme, così anche con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra salvezza nella mangiatoia di una stalla e non teme le nostre povertà. Lasciamo che la sua misericordia trasformi le nostre miserie. Ecco che cosa vuol dire che un figlio è nato per noi. Ma c'è ancora un per che l'angelo dice ai pastori. Questo per voi, il segno, un bambino adagiato in una mangiatoia. Questo segno, il bambino nella mangiatoia, è anche per noi, per orientarci nella vita. A Betlemme, che significa casa del pane, Dio sta in una mangiatoia, come a ricordarci che per vivere abbiamo bisogno di Lui come del pane da mangiare. Abbiamo bisogno di lasciarci attraversare dal suo amore gratuito, dal suo amore instancabile, dal suo amore concreto. Quante volte invece, affamati di divertimento, affamati di successo e mondanità, alimentiamo la vita con cibi che non sfamano e lasciano il vuoto dentro. Il Signore, per bocca del profeta Isaia, si lamentava che mentre il bue e l'asino conoscono la loro mangiatoia, noi, suo popolo, non conosciamo Lui, fonte della nostra vita. È vero, insaziabili di avere, ci buttiamo in tante mangiatoie di vanità, scordando la mangiatoia di Betlemme, quella mangiatoia povera di tutto e ricca di amore. Insegna che il nutrimento della vita è lasciarci amare da Dio e amare gli altri. Gesù ci dà l'esempio. Lui, il Verbo di Dio, è infante, non parla, ma offre la vita. Noi invece parliamo molto, ma siamo spesso analfabeti di bontà. Ci è stato dato un figlio. Che un bimbo piccolo sa quanto amore e quanta pazienza ci vogliono. Occorre nutrirlo, accudirlo, pulirlo, prendersi cura della sua fragilità e dei suoi bisogni, spesso difficili da comprendere. Un figlio fa sentire amati, ma insegna anche ad amare. Dio è nato bambino per spingerci ad avere cura degli altri. Il suo tenero pianto ci fa capire quanto sono inutili tanti nostri capricci. E ne abbiamo tanti, eh? Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangere addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre. Dio prende dimora vicino a noi, povero e bisognoso, per dirci che servendo i poveri ameremo Lui.
Da stanotte, come scrissi una poetessa, la residenza di Dio è accanto alla mia. L'arredo è amore. Ci è stato dato un figlio. E sei tu, Gesù. Il figlio che mi rende figlio. Tu sei il figlio che mi rende figlio. Tu mi ami come sono. Io lo so. Non come mi sogno di essere. Abbracciando te, bambino, nella mangiatoia, riabbraccio la mia vita. Accogliendo te, pane di vita, anche io voglio donare la mia vita. Tu che mi salvi, insegnami a servire. Tu che non mi lasci solo, aiutami a consolare i tuoi fratelli. Perché tu sai, da stanotte sono tutti i miei fratelli.
con gioia e gratitudine ci rivolgiamo al Padre, che ha mandato suo Figlio Gesù a rinnovare l'umanità e a riunirla in una sola famiglia. Dominum deprecemur. Per la Santa Chiesa, annunci con gioia che il mistero del Natale del tuo Figlio ha aperto nuove vie di libertà e di pace. Dominum de precemur. Per il nostro Papa Francesco, per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, raggiungano con il dono della tua grazia il cuore di ogni persona. Dominum de precemur. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze, si realizzi il sogno dei profeti, ogni giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione e vergogna. Dominum de precemur. Per gli ultimi, gli emarginati, per chi lascia la propria terra a causa di guerre e povertà, la tenerezza con cui Maria accudiva il tuo Figlio susciti nelle comunità cristiane atteggiamenti di benevolenza e di cura. Dominum de precemur. Per noi qui riuniti, rimanga nei nostri cuori l'annuncio di pace cantato con gli angeli e ci aiuti a fare della nostra vita una continua lode. Dominum de precemur. Ascolta, Padre, le nostre invocazioni. Concedi di riconoscere la nascita del Cristo, tuo Figlio, dal grembo della Vergine Maria, la tua inesauribile bontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Grazie fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti sia gradita, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce, e per questo santo scambio di doni trasformaci in Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. E cosa buona è. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del Tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore della realtà invisibile. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Thank you.
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi ti lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga e la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con me, indegno tuo servo, che hai portato a capo della tua Chiesa, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosce la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo la notte santissima nella quale Maria, Vergine illibata, diede al mondo il Salvatore, ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, oh Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Salvaci dalla nazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la
questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del Signore. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei, santifici sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Dio che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.